Gli affari del boss, beni per 20 milioni di euro sono stati sequestrati a Matteo Messina Denaro, svelate le modalità di controllo delle attività economiche da parte dell'organizzazione capeggiata dal latitante. Si inaugura il villaggio di Natale, la cerimonia prenderà il via oggi pomeriggio alle 16 alla Villa Margherita. Riprendono i lavori, si va verso il completamento della banchina del porticciolo di Bonagia dopo il via libera della Regione. Riconoscimenti per la sanità, i premi sono stati consegnati sabato pomeriggio alla Cittadella della Salute durante la presentazione del nuovo numero di Stare Bene. Occasione persa, perde 95-91 a Biella la pallacanestro Trapani, una partita che aveva visto i Granata in vantaggio anche di 17 punti. Legion autore di 30 punti. Buongiorno e benvenuti al TG Sud. Torniamo dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Gianmarco Venturi, Carla Ferroni e tante altre. T-shirt da 29,90 €. Gonne e pantaloni da 39,90 €. Abiti da 49,90 €. Giubbotti da 49,90 €. Semplicemente donna. Via Fardella 36 a Trapani. Che profumo di bontà al panificio L'Antillo. Panettone al cioccolato, al pistacchio con Nutella, oppure il classico panettone tradizionale e tante altre squisite specialità al panificio L'Antillo profumano l'aria e fanno più dolce la festa. L'Antillo, il panificio che porta in tavola la fragranza di pane, pizzette, cornetti, brioche, dolcini secchi, alla crema, al cioccolato. A Trapani in via Spalti 39. Panificio L'Antillo, sforna bontà. Non posso assolutamente venire. Ciao Paolo, come mai così agitato? È perché la macchina non mi parte, sicuramente si è squalificata la chiave. Anche a te! Per fortuna c'è il centro chiavi codificate. Evita tante spese accessorie, fatti ora la tua chiave auto di scorta. Da noi anche gusci chiave per tutte le auto. Via Vespri 130 Trapani. Un Natale speciale da Chisenè. Pigiama donna da 16,90 €. Pigiama uomo da 22,90 €. Coperte in pile da 12 €. Piumone singolo da 49 €. Piumone matrimoniale da 65 €. Lenzuola singolo da 15 €. Lenzuola matrimoniale da 20 €. Tanti piccoli regali di Natale a partire da 1,80 €. Chisenè, via Fardella 254 a Trapani. Quest'anno dobbiamo congiare un po' tutti per le feste, mi sa, eh? Mister, vuole cambiare questo modulo? Sì, giocheremo con l'albero di Natale. Anzi, proviamo subito lo schema. Il 16 dicembre dalle ore 18 On Off e il Trapani Calcio, un fantastico pomeriggio con i nostri campioni, offerte speciali e tanto divertimento. Perché i numeri uno scelgono i numeri uno. On Off c'è. On Off, Piazza Martiri d'Ungheria, Trapani, leader nella telefonia anche a Natale. Beni per un valore complessivo di 20 milioni di euro sono stati sequestrati al boss latitante Matteo Messina Denaro. I provvedimenti di sequestro disposti dalle sezioni misure di prevenzione dei tribunali di Palermo e di Trapani su richiesta della direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano giungono al termine di indagini economico-patrimoniali svolte congiuntamente dai finanzieri del GICO di Palermo e dello SCICO e dai carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Trapani che hanno permesso di ricostruire le infiltrazioni di Cosa Nostra e dei suoi leader storici negli affari di diverse società ed attività agricole e commerciali dislocate in diverse province della Sicilia e del sud Italia. In particolare, riferiscono gli investigatori, l'indagine ha fatto luce sulle modalità di controllo delle attività economiche e produttive da parte dell'organizzazione capeggiata da Messina Denaro attraverso la gestione occulta di società e imprese attive in diversi settori. Si tratta di un vero e proprio circuito imprenditoriale teso ad assicurare un completo controllo economico del territorio, soprattutto nel settore dell'edilizia e del relativo indotto, mediante la gestione e la spartizione
spartizione di importanti commesse. Tra i beni sottoposti a sequestro ci sono 3 società, 7 quote societarie e 4 ditte individuali, 12 autovetture, 4 veicoli industriali, una moto, 13 autocarri, 3 semirimorchi, un fabbricato industriale, un immobile a destinazione commerciale, 8 immobili ad uso abitativo, 29 terreni, 4 fabbricati rurali, polizze assicurative, titoli azionari, rapporti bancari, depositi a risparmio. Questa mattina a Trapani, nella sede dell'Entluio Musicale, è stato presentato il programma ed il percorso del Villaggio Fantastico di Natale. Il villaggio sarà inaugurato questo pomeriggio alle 16 alla Villa Margherita. Nel corso della conferenza stampa di oggi, il sindaco di Trapani, Vito Damiano, ed il consigliere delegato dell'Entluio Musicale, Giovanni De Santis, hanno illustrato il programma e lo spirito della manifestazione, rispondendo anche alle critiche arrivate in questi giorni. Il primo cittadino ha tenuto ad evidenziare come l'iniziativa sia a costo zero per le casse del comune. Per allestire il percorso sono stati in pratica recuperati delle luminarie e delle vecchie scenografie dell'Entluio Musicale che si trovavano all'ex mattatoio, materiale sistemato e collocato in città dal personale della Trapani Servizi e dell'Entluio Musicale. Damiano ha poi tenuto ad evidenziare come la manifestazione sia principalmente rivolta ai bambini. Allora abbiamo pensato a qualcosa di nuovo, con l'Entluio Musicale, quindi a costo zero per il comune, questo ci tengo a precisarlo, abbiamo realizzato questo villaggio fantastico di Natale. Essenzialmente questo è un villaggio che è rivolto sia alla cittadinanza ma soprattutto ai bambini, abbiamo voluto pensare ai bambini perché il Natale è quello dei bambini, essenzialmente è stato questo il motivo che ci ha spinto a realizzare questo villaggio fantastico. Adesso che ci siano delle critiche ci possono anche stare, però aspettiamo la fine del periodo natalizio, quindi il 7 gennaio faremo una sorta di consuntivo. Vorrei spendere 2 parole per la giostra che è stata montata a Piazza Vittorio Emanuele, perché ha creato qualche problema, io lo posso anche capire. Sotto l'aspetto della viabilità dei correttivi sono stati già apportati e quindi non crea nessun disturbo al traffico. L'abbiamo voluto realizzare a Piazza Vittorio Emanuele a livello sperimentale e temporaneo per creare una sorta di anello di congiunzione fra la periferia e il centro storico. Il consigliere delegato dell'Entluio Musicale, Giovanni De Santis, si è pienamente assunto la responsabilità delle scelte artistiche fatte, entrando poi nello specifico del programma e degli eventi previsti, a partire dagli oltre 20 concerti in calendario. Ci saranno circa 24 concerti durante tutto il periodo, ci saranno in certe giornate 2-3 concerti al giorno, si chiuderà in bellezza con un grande concerto per l'organo di San Pietro il giorno 7 di gennaio, faremo il Capodanno al Teatro di Stefano, brinderemo alla mezzanotte per inaugurare il 2015 al Teatro di Stefano, ci saranno laboratori e spettacoli per bambini a rotazione continua a Villa Margherita nel Giardino Fantastico dei Bambini, dove si creerà un polmone, perché abbiamo detto quel quadrante urbano Piazza Vittorio e Villa Margherita lo abbiamo dedicato ai bambini, perché il messaggio è questo: la città guardata con l'occhio puro dei bambini, perché se è vero come è vero che noi adulti abbiamo lasciato scempi urbanistici irreversibili, dobbiamo forse assecondare la visione fantastica e onirica che hanno i bambini, forse produrranno loro delle cose migliori per il futuro. Anche per i tuoi piccoli regali di Natale, via Manzoni 69, Casa Santa Erice, Corso Vittorio Emanuele 10, area commerciale Grande Migliore, a Trapani. Vieni a scoprire le prime ricaricabili al negozio 3 Store. 800 minuti verso tutti, 800 sms verso tutti, 2 GB internet, 14 euro al mese. Se aggiungi 6 euro in più, hai Samsung Galaxy S5. Offerta all in one. Minuti illimitati verso tutti, più sms illimitati verso tutti. 2 GB di internet a soli 20 euro al mese. Se aggiungi 10 euro, hai un iPhone 6. Negozio 3 Store. Via Fardella 377, angolo Via Orti e Piazza Nicolodi a Trapani. Bata, makes me happy. Thank you.
apri le porte all'informatica. Computer Discount, la catena italiana dell'informatica, adesso è più vicina a casa tua. Computer Discount ritorna a Trapani. Assistenza, soluzioni, offerte, in due parole, Computer Discount. Computer Discount, nuova sede a Trapani in via Marsala 521 Xitta. Computer Discount, gli specialisti vicini a te. Per il tuo Natale passa allo store del Trapani Calcio, via Palmerio Abate 10, Trapani. È sempre festa con la nostra passione. Ovunque nel mondo c'è una Ford che ti assomiglia. Vieni a scoprirla nella concessionaria Ford Mokar. Mokar è anche il primo automercato con una vasta esposizione dell'usato e del chilometro zero di tutte le marche. A Trapani, in via Vincenzo Baviera, zona industriale. È pienamente operativo il registro delle unioni civili presso il comune di Valderice. Le informazioni necessarie e la relativa modulistica è presente sul sito istituzionale all'indirizzo comunevalderice.it. Si tratta di uno strumento fortemente voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Mino Spezia. Si va verso il completamento della banchina del porticciolo di Bonaggia. La regione ha dato il via libera alla ripresa dei lavori, fermi da quasi un anno. Il sindaco di Valderice, Mino Spezia, ha ricevuto il verbale di consegna dell'assessorato regionale territorio ed ambiente che permetterà di completare finalmente i lavori della banchina del porto di Bonaggia posta sotto sequestro lo scorso gennaio dalla Capitaneria di Porto. Dopo il dissequestro parziale dell'area che riguardava i lavori a terra, potranno quindi essere realizzate le opere a mare, visto che è stata ottenuta anche l'esclusione della valutazione ambientale strategica. Con il completamento di quest'opera si permetterà alle imbarcazioni di poter attraccare in sicurezza a partire dalla prossima stagione estiva. Noi abbiamo ottenuto un ottimo risultato, che è quello di completare intanto la banchina. Non era così scontato, siamo riusciti a far completare l'iter, ad avere tutte le autorizzazioni necessarie e la banchina sarà completata. Questo permetterà ai natanti di poter comunque attraccare in sicurezza sin dalla prossima stagione estiva. Rischiamo seriamente di dover ritornare tutti i soldi all'Europa con un grave danno alle casse comunali. Ho voluto fare anche il punto per quanto riguarda la messa in sicurezza del porto, per sottolineare le responsabilità di chi ha gestito la vicenda nel passato con una certa superficialità. Noi dobbiamo riniziare l'iter e abbiamo rischiato anche lì di perdere definitivamente il finanziamento. Spero fino all'ultimo di non perderlo e spero che comunque si possa avviare da subito l'istruttoria bancaria che è necessaria per valutare il progetto, che è quello della messa in sicurezza del porto, e quindi valutare se effettivamente, secondo i parametri bancari, questo può portare sviluppo, come io penso e come tutti pensiamo, a questa nostra comunità. Resta sempre in ballo l'iter per la messa in sicurezza del porticciolo attraverso la realizzazione di una diga foranea a protezione delle mareggiate provenienti da nord. Da questo versante il Dipartimento Programmazione della Regione Sicilia ha sollecitato il cofinanziamento da parte del Comune di Valderice, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto la predisposizione di un nuovo progetto, visto che il finanziamento di 5.600.000 euro concesso al patto territoriale Trapani Nord faceva riferimento al project financing iniziale e non alla sola messa in sicurezza. I soldi del cofinanziamento ci sono perché sono indispensabili per ottenere e per poter utilizzare i soldi del patto territoriale Trapani Nord, così come avevamo detto noi quando eravamo all'opposizione. Proseguono alle Egadi le manifestazioni natalizie inserite nel cartellone predisposto dall'amministrazione comunale in collaborazione con le parrocchie, le associazioni ed il centro di aggregazione sociale. Dopo i primi tre appuntamenti, dedicati ai più piccoli, le iniziative proseguono domani alle 15.30 alla Scuola dell'Infanzia con la recita natalizia e poi ancora venerdì 19 alle 10 alle Scuole Elementari e Medie la festa natalizia con gli zampognari, un momento di festa con scambio di auguri e consegna di doni ai bambini offerti dall'amministrazione comunale.
stato presentato sabato pomeriggio alla Cittadella della Salute a Trapani il nuovo numero della rivista Stare Bene. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati 20 riconoscimenti al mondo della sanità. Una cerimonia organizzata in collaborazione con l'ASP, l'Ordine dei Medici e il Chivanes di Trapani, che in occasione della presentazione del numero natalizio della rivista Stare Bene, diretta dal collega Wally Cammareri, ha visto premiare medici, infermieri, strutture sanitarie ed associazioni di volontariato. I riconoscimenti sono stati consegnati dalle autorità presenti, da Monsignor Pietro Maria Fragnelli, Vescovo della Diocesi, dal Prefetto Leopoldo Falco, dai presidenti dell'Ordine dei Medici e da altre autorità presenti. Oltre ai vertici dell'azienda sanitaria dell'Ordine, presente anche un'ampia rappresentanza della deputazione regionale della nostra provincia. La manifestazione ha avuto particolare importanza per il settore sanitario, anche per la prossima visita dell'assessore regionale in provincia. Infatti Lucia Borsellino ha già programmato una sua visita istituzionale in provincia. L'assessore giovedì sarà prima a Salemi, poi proprio alla Cittadella della Salute nel capoluogo. Noi sabato abbiamo ascoltato il direttore generale Fabrizio De Nicola e il dottor Vincenzo Sanci. Una bellissima manifestazione, abbiamo voluto premiare chi si è contraddistinto negli anni con la loro attività, con la loro passione, un settore così difficile ma così bello che è quello della sanità. Abbiamo premiato medici che non ci sono più, infermieri, associazioni che si impegnano ogni giorno, sono impegnati ogni giorno nella cura, nell'umanizzazione della cura, nel rapporto meraviglioso che tutti questi soggetti hanno avuto con i pazienti trapanesi. Trapani ha delle eccellenze meravigliose, oggi abbiamo premiato soltanto alcune, ci scusiamo per aver fatto tutti, ma questo è esattamente in linea con quanto dici tu, vuol dire che ci saranno altri premi e altre manifestazioni per premiare tutte le eccellenze che abbiamo in questo territorio. Io sono sulla breccia da 64 anni e mi sento gratificato tutte le volte che giro, si avvicina uno, dice io sono stato suo paziente e questo ricordo di affetto, di riconoscenza mi gratifica tanto, anche perché io ho svolto per 32 anni l'attività dispensariale, cioè dire sono stato testimone dell'evoluzione dell'epidemiologia antitubercolare. Durante la serata la Nino Castiglione ha donato dei prodotti aziendali all'Associazione di San Giuseppe Lavoratore di Erice Casasanta per aiutarli nella loro quotidiana azione di carità verso i più bisognosi. Si svolgerà domani 16 dicembre alle 15 al Consorzio Universitario di Trapani sul lungomare Dante Alighieri il seminario dal titolo L'Europa ed il Mediterraneo, ricercatori a confronto. L'incontro organizzato dal Centro Informativo della Commissione Europea Europe Direct Trapani col fine di sostenere giovani professionisti in ambito della sostenibilità ambientale, del recupero edilizio e delle energie rinnovabili. Adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Alle 20.45 in diretta e di replica a mezzanotte andrà in onda Sport Sud lunedì. Ospiti della puntata il centrocampista del Trapani Calcio Simone Basso, la guardia della pallacanestro Trapani TJ Bray, Gianluca Tartamella, per l'ufficio stampa della pallacanestro Trapani ed il giornalista Michele Caltagirone. Alle 23 invece per Seconda Repubblica il nostro direttore Rocco Giacomazzi ospita il sindaco di Valderice Giacomo Tranchida. Sul canale 649 alle 16 e dalle 22.30 trasmetteremo l'incontro di calcio regionale 5 Torri, Nuova Sportiva del Golfo. E adesso spazio allo sport subito dopo la pubblicità con Nino Maltese. Io vi ricordo che per chi avesse problemi nella visualizzazione del nostro canale 118 è necessario fare l'aggiornamento automatico o manuale sul vostro decoder o sul televisore con decoder integrato. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Salve e benvenuti a TG Sud Sport. Apriamo con il basket. Perde 95-91 la pallacanestro Trapani a Biella, un peccato considerato che la squadra di Lardo era stata anche avanti di ben 17 punti. Vediamo il servizio di Stefania Renda.
Lascia l'amaro in bocca la partita di ieri, un amaro che nasce dalla consapevolezza che si è sulla strada giusta, che l'atteggiamento è cambiato ma il risultato di ieri non ha premiato i ragazzi di Lardo. Due punti lasciati al Biella Forum in una partita che ha visto una pallacanestro Trapani decisa in attacco e concreta in difesa, con un Alex Legion autore di 30 punti che sembra non aver dovuto pagare lo scotto dell'ambientamento alla casacca di un altro colore, con un Bray autore di 14 punti devastante in difesa, capace di far fare soli 6 punti, di casi 6, a Vosquil, il più temibile dei suoi. Un secondo quarto alternato tra le due squadre che, grazie a Legion, si chiude con 6 punti di vantaggio per Trapani, che si porta addirittura a più 17 nel terzo quarto, salvo poi spegnersi incomprensibilmente alla fine dello stesso, in cui la squadra di casa rimonta 7 punti. Nell'ultimo periodo Trapani cerca allora di tener testa, ma se Vosquil è stato imbrigliato, Chillo e Marzaioli rimettono Biella col naso avanti. Trapani ha anche il tiro della vittoria, ma i due punti vanno a Biella. A fine gara Lardo dirà di essere amareggiato per il risultato, ma non per la prestazione, fatta dallo spirito giusto che servirà per le prossime partite. E questi sono i risultati della 12ª giornata del campionato di A2 Gold. Biella Trapani 95-91, Torino Barcellona 82-77, Ferentino Casale 75-70, Mantova Veroli 81-79, Casal Pusterlengo Verona 68-76, Forlì Trieste 34-119, Brescia Agrigento 83-81. Il posticipo di stasera alle 20 è Iesi Napoli. In classifica sempre al comando Verona con 20 punti, Brescia ne ha 18, Ferentino e Torino 16, Trieste, Casale e Mantova 14, Biella e Agrigento 12, Trapani e Barcellona 10, Napoli e Iesi 8, Casal Pusterlengo 6, Forlì 5, Veroli 4 punti. Prima di passare al calcio, una notizia di basket regionale: in Serie C nella 9ª giornata Marsala ha subito una sonora batosta a Capo d'Orlando contro Agatirno, dove ha perso addirittura 123-40, mentre la Virtus Trapani ha perso in casa contro Licata per 83-74. Adesso passiamo al calcio, torniamo alla sfida di venerdì scorso fra Trapani e Perugia, terminata 2-2. Andiamo a ascoltare il centrocampista Simone Basso. Due punti persi o uno guadagnato? Persi, persi perché sì, loro sono stati molto bravi, avevano il possesso palla, ok, però noi abbiamo fatto due disattenzioni e abbiamo preso due gol. Sicuramente ha imposto il proprio gioco, in mezzo al campo erano molto bravi col fraseggio, hanno giocatori molto capaci, solo che noi siamo andati a fine primo tempo sul 2-0 e c'è grosso rammarico da parte nostra non aver portato a casa la partita. Chiaro, abbiamo preso gol subito su una palla inattiva e poi ci siamo abbassati molto e non riuscivamo a ripartire molto. E poi abbiamo preso gol su calcio di rigore, non so sinceramente. Si va avanti perché abbiamo trovato di fronte un'ottima squadra, questo lo sappiamo, però un po' di rammarico al momento c'è. E vabbè, ora ripartiamo dalla prossima settimana per allenarci. Vabbè, Luca è un amico, però domenica è un avversario. E al termine della sfida col Perugia ha parlato anche il portiere Luis Gomis, ascoltiamolo in queste dichiarazioni telegrafiche. Anche per noi sono stati due punti persi, perché se per loro sono persi e noi vinciamo 2-0, immagina un po' noi come stiamo messi. Purtroppo è vero, come con Catania abbiamo preso gol subito di nuovo, avevamo detto non dobbiamo fare come Catania, è accaduto di nuovo, però abbiamo strappato un punto importante. Cosa prendi di positivo da questa partita? Positivo che era, anche se abbiamo sbagliato l'approccio secondo tempo, sappiamo mantenere un risultato e sappiamo soffrire. Questo complimenti a tutti i miei compagni. Ma io smetterei di dire talone da chi lontanello, chi andiamo fuori, giochiamo la nostra partita, ma ho dimostrato a Lanciano che abbiamo carattere per ribaltare la partita e per vincere. Andiamo a Modena, se disputiamo come nel primo tempo, credo che portiamo punti a casa. E sabato pomeriggio si sono giocate altre partite della 18ª giornata di Serie B, oltre a Trapani-Perugia, questi risultati: Bologna-Frosinone 2-2, Brescia-Spezia 0-1, Carpi-Modena 1-0, Cittadella-Bari 0-1, Crotone-Provercelli 0-1, Livorno-Catania 4-2, Pescara-Avellino 0-0, Ternana-Lanciano 0-1, Virtus-Entella-Vicenza 2-1. Il posticipo di stasera è Latina-Varese.
In classifica Carpi a quota 36 punti, poi Frosinone 30, Livorno e Spezia 29, Lanciano e Bologna 28, Trapani 27, Avellino 26, Perugia 25, Provercelli 24, Vicenza 23, Modena, Ternana e Bari 22, Pescara 21, Virtus Entella e Catania 20, Brescia 19, Crotone 17, Varese 16, Latina e Cittadella 15. Una notizia positiva per il Trapani, il giovane centrocampista Mattia Aramu in prestito dal Torino fa parte dei 19 convocati del CT della B Italia Massimo Piscedda per l'incontro amichevole che si disputerà domani proprio a Trapani contro la nazionale Under 21. Appuntamento domani alle 12.30 al provinciale. Restiamo nel calcio ma scendiamo nei campionati calcistici regionali per andare a vedere come si sono comportate le squadre della provincia di Trapani. Iniziamo con l'Eccellenza dove si è giocata la 15ª giornata. I risultati: Alcamo Mussomeli 0-0, Campofranco Rivera Marmi 2-0, Mazara Parmonval 3-3, Paceco Camarat 0-0, San Giovanni Gemini Dattilo Noir 3-2, Marsala Serra di Falco 3-0. In classifica la vetta è per due squadre della provincia di Trapani, cioè Mazara e Marsala con 29 punti, l'Alcamo ne ha 22, la Rivera Marmi 21, il Dattilo più in basso 14 e Paceco 12. 15ª giornata anche in promozione, risultati: Castellammare Aragona 3-1, Favignana Casteltermini 0-2, Folgore Partinico Borgetto 3-0, Raffadali Borgata Terrenove 4-1, Salemi Sciacca 2-1, Siculiana Ligni 4-5. Adesso vediamo la classifica, la Folgore è seconda con 33 punti, Ligni sale a 26 in piena zona playoff, la Borgata a Terranova è in ritardo di 3 punti a quota 23 col Castellammare, il Salemi ne ha 20, il Favignana 13. 13ª giornata in prima categoria, i risultati delle squadre della provincia di Trapani, Fulgatore Avvenire 4-0, Libertas Marsala, Nuova Sancis 3-1. In classifica lo Strasatti che ha riposato resta a 20, Libertas Marsala va a 17, più in basso il Fulgatore con 13 punti. Passiamo in seconda categoria dove si è giocata la 9ª giornata, i risultati: Trappeto Petrosino 1-0, Calatafimi Gibellina 3-0, 5 Torri Nuova Sportiva del Golfo 3-1, Custonaci Nicola Gervasi Guarrato 3-2, Juvenile Balestrate 4-1, Prater Cinisi 5-1. Vediamo la classifica dove il 5 Torri allunga sulle inseguitrici e si porta a 22, la Juvenile aggancia il secondo posto con 20, l'altra Trapanese e il Custonaci con 16, via via tutte le altre. E chiudiamo con la 3ª categoria, i risultati della 6ª giornata: Sambuca Partanna 1-3, Val di Mazara Belice 0-3 a Tavolino, Alcamà Buseto 1-0, Real Selinunte Sport Club Brunda 3-1, Sporting RCB Nubia Libertas 2-2, Valderice Real Santa Ninfa 5-1. In classifica Alcamà e Partanna prime con 13 punti, poi Real Selinunte 12, Buseto e Valderice 10, via via tutte le altre. Chiudiamo con la pallavolo e con un'ultima notizia: al termine di un match ben giocato e mai messo in discussione, la Sigel Marsala ha conquistato la 4ª vittoria consecutiva, la prima con un perentorio 3-0, liquidando agevolmente la pratica CEDAT 85 San Vito. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Sport Sud il lunedì, ci saranno tanti ospiti importanti fra cui il centrocampista del Trapani Simone Basso, il giocatore della Pallacanestro Trapani TJ Bray, dunque non mancate a questo appuntamento, vi ricordo che potrete interagire con noi e con i nostri ospiti mandando un'email all'indirizzo sportsud@telesud3.com oppure scrivere la vostra domanda sulla pagina Facebook Sportsud trattino il lunedì. Dunque questa era l'ultima notizia, vi rimando alle prossime edizioni di TG Sud Sport. Grazie per l'attenzione, arrivederci.